Ehi là, ciurma, io sono Mazzetesse e rieccoci qui su Magic 2015, pronti a continuare la nuova missione, quella di Shandalar. Per cui andiamo subito a Storm the Castle per vedere quale mazzo ci aspetta. Nel frattempo vi dico che ho provato a rimettere il deck quello vecchio, diciamo, visto che aveva funzionato sempre fino all'altro nemico, vediamo se per caso riesce a cavarsela anche contro questo tipo di mazzo, che assolutamente non conosco perché sto provando la partita per la prima volta adesso. Allora, direi che sì, si potrebbe tenere, dai, diciamo che si può tenere. Allora, inizio lei con un mazzo bianco, quindi avrà qualcosa con volare. Skill. Boh, un 2-1. Niente di che, diciamo. Allora, io giocherei prima questa in modo da avere lo Spy Tracer. Così da impedirle di attaccare, perché se per caso attacca posso uccidere il suo elfino, elfetto, elfuccio. Allora, vediamo un attimo. Ah! Mi attacca comunque. Però scusa un attimo, questo è un 2-1, non ha un first strike o qualcosa. No, infatti è andato. Boh. Vabbè. GG, mi pare di averci vinto. Target cre attacking. Creature gets più uno until the end of turn. Ah, ok. Cioè, può dare un più uno a un'altra creatura. Però non attacca lui, nel senso. Cosa potrebbe essere comodo questo? Ah, per non fare tante creature piccole, ma una grossa. Ok. Però, a parte quello. Boh. Questo è un 1-1. Quindi io giocherei una pianura e giocherei il Jade Mage. Sperando che esca qualche carta interessante nel frattempo, perché se mi attacca qua, mi brucio di nuovo questo. E non mi gusta. Combat, attacca con tutte e due. No, questo voglio mantenere, ma non voglio sacrificarla così a gratis. Uno e uno. Vabbè, dai. Per ora ci pigliamo questi danni. E stiamo tranquilli. The Armored Warhorse. 2-3. Non mi piace proprio per niente, anche perché non abbiamo nessuna creatura giocabile ora come ora. Peggio che peggio. Peggio che andare di notte. Questo ci può fare un fracco di danni senza che noi facciamo niente in pratica. Infatti attaccherà con tutto. Infatti. Vabbè, 4 danni, accettiamoli. Anche perché altrimenti non mi ritrovo a non avere più niente, quindi conviene secondo me a questo punto prendere un po' di danni e aspettare di poter ristabilire la situazione. Forse ho accettato un mazzo iniziale che non era chissà che cosa. Oddio. Però è di difesa, cioè è un mazzo più difensivo che altro. Per ora, diciamo. Giocherei un altro Guild Gate, anche perché non posso fare altro per ora. Non ho visto comunque creature con volare, quindi credo che potrei anche risolvere un po' la situazione. Allora, bloccherei questo così e poi bloccherei questo. Sì. Questo ha anche first strike, no? Sì, infatti. Questo mi fa due danni e quello mi fa un danno. Prendo altri tre danni, però lui perde comunque quei due omuncoli. Ecco, cos'è che. Ah, Raise the Alarm! Ce l'ho anch'io quella.
Due White Soldier. Un altro Raise the Alarm. Che cosa Kaiser? Mi strariempie di robe farlocche, diciamo. Un Surf of the Masses che però dovrei utilizzare Convoke per utilizzarlo, perché 2 e 5. Dovrei tappare tutti e due per poterlo convocare. Però se tappo tutti e due non ho niente con cui difendere. Se non questo che sarebbe un 3-3. Quindi no, io direi che questo turno facciamo anche di no. Questo non voglio usarlo ancora. Però forse posso usare questa? Sì, ok. Usiamo un sapling in modo che almeno un White Soldier possiamo fermarlo. La situazione si sta facendo molto spinosa. Spero di non dover rifare. Allora, io farei un block qua. E bloccherei un altro. No, non con il Jade Mage, perché sennò mi muore. Mi prendo 2 e 3, 5 danni. Non mi piace per niente la situazione. Però non avrà mica White Soldier all'infinito alla fine, no? 2. 1 1 1 e queste si distruggono a vicenda. Boh, vediamo se ci esce qualcosa di interessante. Allora, questo, il Surf of the Masses, adesso possiamo convocarlo tappando 1. Quasi quasi giocherei più che altro lo Spire Tracer ora. Infatti anche lui dice di giocare lo Spire Tracer. Ah, ma potrei giocare anche il Surf of the Masses a questo punto, tappando lo Spire Tracer a posto che l'altro. Avrei un 4-4, quindi potrei seccare l'altro. Allora, tappiamo questo e tappiamo il Jade Mage. Così ho un 4-4 e potrei bloccare l'altro in caso di attacco. Più blocco quello, prenderei solo 2 danni se per caso lui attaccasse. Ah, perfetto, attacca ancora con tutti. Allora io farei che bloccare col Surf of the Masses questo, con un 4-4 lo secco senza troppi problemi. E bloccherei anche questo in modo da prendere solo 2 danni e ridurre ancora il suo numero di creature. Allora, questo va via, che è un piacere. Quello mi infligge un danno, l'altro White Soldier mi infligge un danno e arriviamo a 4, che non è un buon numero di punti vita, diciamo, però lui non rimane moltissimo, insomma, se non quella roba là. E in più posso giocare Resort Archangel e io direi che attacco. Ah, già, bellissimo, mi ero dimenticato di questa abilità. Sì, mi piace. Allora io attaccherei con questo. Sì, quello me lo tengo da parte se per caso dovesse attaccarmi. Comunque il Resolute Archangel proprio po non poteva arrivare in un momento migliore di questo. Alla grande proprio. Alla grande. Forse la situazione si ristabilisce un attimo. Non ha giocato creature. Non ha attaccato. Ah, gioca adesso. Ah, ogni altra creatura ha più 1 più 1. Ogni altro soldato ha più 1 più 1 e ha vigilanza. E questo è un 3-3. Che però. Oddio, perché hai evocato questi altri. Ah, ok. Ok, Ant the Weak. Prende un più 1 più 1 e attacca uno che non controllo. Cosa potrei tirare giù? Scusa, questo è quando entra. No, glielo dà lui. Quindi se per caso io seccassi lui. Lui ha first strike? No. Quindi se io giocassi Ant the Weak, Suattended Knight e questo, gli altri tornano ad avere. Ok, un punto vita. Ma perché è morto anche questo? Ah, first strike. Boh.
Non mi è chiaro totalmente. Vabbè, facciamo un sapling. Così da pararci un po'. E direi che preferirei non attaccare per questo turno. Per fortuna siamo riusciti a disinnescargli quei soldati del Menga. Allora, io farei... Scusa, uno va via. E poi secco questo e questo. Non vorrei sacrificarmi quello per fermare un soldato del Kaiser. Allora, mi fa un danno. Vabbè, sono 19 tanto quanto lui. Quello muore. Quello muore. Quello muore. Perfetto. Così gli rimangono quei due. Allora, questo ha anche un più uno su un target creature. Io metterei su questo, eh. Sì. Perché così se continuo ad attaccare con gli altri posso comunque mantenerlo. Oh, fare un sapling. Ok, va bene. E a questo punto potrei anche attaccare col Resolute Archangel e con lo Spire Tracer, sì. Uno e altri 4. Ok, arriva a 14. Not bad. Allora, fine turno. Vediamo un attimo che cosa giocherà lui. Una ca. Ok, per ora non ha giocato creature. Niente, non ha giocato creature. Quindi per ora la fortuna è dalla nostra parte. Grande. Mi piace questo. Mi faccio anche un sapling con il mana che mi avanza. Perfetto, e allora a questo punto io attaccherei con Resolute Change. No, 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 non te. E con lo Spire Tracer. Questo direi di no, perché no. No, appunto, perché così almeno se attacca con quello ho modo di difendermi. E non solo difendermi, di ucciderglielo, nel senso. Senza perdere creature. Ok, perfetto. Allora adesso tocca a lui, non gioca niente, non attacca e finisce il turno. Quindi io direi che a questo punto possiamo anche dirci di aver vinto. Ah, c'è anche un... prende più uno, più due a volare. Allora possiamo andare con questo. No, dai, il nostro Jade Mage. Sì, dai. Tanto per sfizio... facciamo un sapling. O gli esiliamo l'altro. Ma esiliamoli l'altro. Tanto per sprint. E 1, 2, 3, 4. Direi che il nostro Storm Castle non può che finire nel cimitero con le sue creature. No, quel White Soldier rimane, però... Alla fin fine... BAM! Meno 4. BAM! Meno 8. Perfetto, ragazzi! Nonostante avesse un mazzo bianco come il nostro, non aveva volare, quindi ce la siamo cavata egregiamente. Grandiosissimo! Vediamo se succede qualcosa, ci sblocca dei... No, non sbloccherà più dei mazzi, credo, perché solo nella prima parte della missione sbloccava mazzi e babbe varie. No, infatti. Beh, allora io dico che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo venerdì prossimo con Magic. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto l'episodio, a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Mi trovate sulla pagina Facebook, il cui link è in descrizione. E io vi saluto. Buona giornata a tutti. Ciao!